Jamie Tights, bentornato a WH, versione a Glass of Rap. Ci facciamo un brindisi. Alla tua. Alla tua e a un disco, a Davide. Quindi a Davide, alla tua, ma anche al tuo disco che è appena uscito, ma bello corposo. Tra l'altro abbiamo in mano tutte le edizioni possibili, tra cui la Deluxe, che comprende anche la collection di quel che vi consiglio. Sì. Partiamo dal disco, partiamo dalla grafica del disco. Intanto, figata, c'è un disco che si apre in verticale. Poi la copertina, io pensavo che fosse un effetto di Photoshop sto fuoco, ma qui c'è tutta la felpa bruciata. Sì, no, cioè, mi sei dato fuoco sul... Sì. Rischio! Cioè, vigili del fuoco sul set. Com'è che è andata sta cosa? Ma guarda, ho parlato con Shampoo, che abbiamo scattato tutte le foto con lui. Gli ho detto, anzi, che volevo darmi fuoco per la copertina. E lui, siccome si prende bene con questo genere di cose, ovviamente mi ha detto: fighissimo, ora ti faccio sapere. Dopo tipo 3 ore aveva già trovato gli stuntman, già era pronto, insomma. E quindi niente, abbiamo contattato questi stuntman che sono venuti con noi quando scattavamo. Bomba, da dove nasce questa idea? Da dove ti è nata l'idea? Io un paio d'anni fa vidi uno scatto di un fotografo, non so neanche chi era, con quest'uomo che prendeva fuoco con tutti i vestiti sopra una scala, però era un'immagine un po', diciamo, surreale, perché lui stava nel mare, tipo, quindi... Sì. Però mi piaceva molto questa cosa del fuoco con i vestiti addosso e la calma, no? Nonostante stai prendendo fuoco, no? La calma della persona. E volevo un po' riavere quell'immagine là, diciamo, a primo impatto l'immagine del fuoco. Poi il mio significato è diverso, cioè io l'ho fatto per una... tra virgolette un martirio, cioè sta a spiegare che non è un disco semplice che segue i canoni che ci sono adesso, chiaro. Quindi diciamo non è proprio la mossa più easy da fare se vuoi fare un CD rap in questo momento. Allora, parliamo di rap, perché ne parli nel disco? Ne parli parecchio, sì. Dai anche un po' un tuo giudizio in merito al momento attuale. Non tanto ai tuoi colleghi quanto proprio al momento attuale del rap. Sì. Cos'è che oggi ti piace e non ti piace in Italia di questa cosa qua? Allora, mi piace che sicuramente tanta gente si sta avvicinando al genere e per quanto molti dicano mo si stanno avvicinando al genere perché mo c'è va di moda e tutto quanto, comunque anche se su 100 persone che si interessano al genere per moda, siccome è un bel genere secondo me, spero che almeno la metà poi ci rimangano dentro, insomma, e non spariscano seguendo poi la moda che verrà dopo. Certo. Quello che non mi piace è che c'è molta meno attenzione sulla musica, ma molta più sull'immagine. E questo soprattutto, ok, che magari lo può fare il fan, il ragazzino lo può fare, può avere quella percezione là, ma che ce l'abbia l'artista è brutto. Sì, e sì, un sacco sì. di artisti adesso puntano molto più sull'estetica che sul disco, sulla musica poi. Per quanto riguarda, esatto, sia a livello musicale che contenutistico, si sta forse un po' sacrificando all'immagine. L'idea di rimettere in circolo quel che vi consiglio a livello di collection, di collezione, sì. No? Tanti tuoi fan, ma non solo, tanti fan del rap italiano da anni sono legati a questo tuo progetto. Sì. Come nasce l'idea di raccoglierlo in qualche modo, di raccogliere una sorta di best of? Guarda, la cosa era che, visto che sto facendo il disco che si chiama Davide, sto facendo il disco più personale che ho fatto nella mia vita più o meno, l'idea di metterci dentro un po' tutto quello che mi ha formato, perché poi io sono uscito con quella roba là alla fine. Ho iniziato a farmi sentire a livello un po' più, diciamo, nazionale con i primi mixtape che ho fatto. Essendo poi mixtape su base americane, comunque in ogni mixtape c'erano le tracce prodotte, quindi si parte dal primo fino al 7 e ho scelto con molta difficoltà, devo dire, le tracce da inserire poi nella collection. Sì. Alcune, non ti nascondo che ho dovuto evitare di metterle per via di campioni, no? Per insomma, cui certo, si va a rischiare cose. Esatto, ma insomma era troppo legali. Rischioso. Alcune invece siamo riusciti. Beh, tra l'altro compare il nome di Primo, è stata una bruttissima mazzata per tutti quella, immagino. No? Escono tra l'altro in questi giorni, c'è un ritorno dei Corveleno. Oggi uscirà su Spotify il singolo. Gli auguriamo tutto il bene sicuramente.
La versione vinile è fighissima, ne parlavamo fuori onda, è veramente fighissima, è riuscita da Dio, anche qui c'è il doppio, se non sbaglio, no, qui, qua, doppio vinile. Sì, assolutamente. Quindi side A, side B, side C, side D. Figata anche questa, dicevamo, c'è un ritorno al vinile importante anche in un genere che forse dicevamo generazionalmente noi non siamo da vinile, siamo già da CD, per quanto ormai no, nella scena. Un trentenne è considerato un veterano, però c'è un grosso ritorno ed è una malattia se uno poi si piglia il giradischi, dicevamo, no? Beh, nel sì, senso... perché comunque sai che comunque il formato è bello. Quindi io adesso sto facendo gli store, molti ragazzi si presentano col vinile, la maggior parte hanno la deluxe, ma molti ragazzi si presentano col vinile e sono sicuro che non hanno un giradischi a casa, ne sono certo, però gli piace, è bello, è diverso, è un bello oggetto anche, se vuoi, quindi se c'hai magari quella, se hanno quella sensibilità, se così si può chiamare, no? Magari preferiscono prendere il vinile, poi si compreranno un giradischi perché presuppongo lo vogliano sentire, direi da di lì sì, diciamo che è una cosa bella. Sì, sì, senza dubbio. Anche perché poi appunto si parte per vari, cioè è un mondo, no? Finisce a mercatini, a cose. Se hai voglia, sicuramente. Se hai voglia, sì. Si torna al digging vecchio, perché oggi chiaramente su Spotify il digging è molto più immediato, però beh, sì, anche andare a spulciarsi le copertine dei vinili al mercatino era affascinante. Torniamo sul tuo disco, però. I pezzi sono... sono 15, quindi è un bel disco. Quanto tempo ci hai messo a costruire un disco sapendo che comunque è un disco personale, quindi mettendoci dentro... Ma guarda, quando ho iniziato a scrivere, ovviamente ho iniziato a scrivere delle canzoni. Poi ho scritto il primo singolo e dal primo singolo poi ho deciso che avrei cominciato a scrivere il disco, perché più o meno faccio così. Se dico ok, ora mi metto a lavorare per fare un disco, inizio a scrivere delle canzoni. Poi dopo che ho registrato delle canzoni, se tiro fuori il singolo, allora da lì dico ok, abbiamo una base da cui partire. E io da lì poi sviluppo il progetto. Tutto il resto, e viene tutto in maniera molto spontanea, diciamo. Ecco. Certo. Si parla di tante cose, si parla di rap, abbiamo detto, si parla di te, si parla del... Si parla di fumo in maniera abbastanza costante. Qual è però tra queste la tua urgenza comunicativa dietro a questo disco? Oddio, non saprei. L'urgenza comunicativa di solito è sempre quella comunque di mettersi allo stesso livello dell'ascoltatore e cercare di raccontargli, insomma, poi ognuno ha il suo trip, diciamo, no? Certo. Ogni artista ha il suo. Io ho sempre lavorato raccontando quello più o meno che mi succedeva, quello che pensavo, quello che vivevo, idee, insomma, brutte, belle. E com'è questo momento per te? Cioè, come... Ma adesso sto bene, sono contento, il disco è bello, mi piace, sono soddisfatto. Tra l'altro sto ricevendo segnali positivi da tutti. E questo anche perché abbiamo la fortuna di incontrarci a qualche giorno dall'uscita del disco, quindi sono arrivati i primi feedback, immagino, saranno già arrivati al di là di quelli degli addetti ai lavori più stretti che magari l'hanno sentito prima. Sì. Qual è il commento che ti ha fatto più piacere e quello che invece hai pensato, mi sa che non hai capito cosa intendevo come lavoro? Ma guarda, ti dirò, questa volta sto cercando di limitarmi, quindi non sto leggendo assolutamente i commenti sui social, perché sennò poi diventi certo, pazzo. Certo. Però ecco, mi è capitato di vedere due o tre cose, quindi allora un commento che mi è piaciuto di leggere è stato di un ragazzo che scrisse non sono un fan di Jamie Tights, di solito le sue cose non mi piacciono, ma questo disco è bellissimo. Cose negative, diciamo, ho letto qualcuno che mi scriveva le solite cose, sai, quelle no, secondo me è deludente, parli sempre ancora della stessa cosa, quindi forse pensavano che da un giorno all'altro fossi diventato un prete o un meccanico. O un'altra persona, comunque. Purtroppo sono rimasto io, quindi diciamo gli argomenti sono rimasti più o meno quelli, però ecco, sono contento. Sei rimasto tu, hai un po' di tatuaggi in più, che rapporto hai con i tatuaggi? Nel senso, è una cosa che su di te è molto evidente, no? Sì. Che, cioè, tu usi la tua pelle anche per mandare messaggio, per come dire, conservare memoria di qualcosa. Che rapporto hai con i tatuaggi e quali sono i più significativi che hai? Allora, il rapporto che ho è che quando sento la necessità di voler... dovermi scrivere qualcosa addosso, lo faccio. Non ho tatuaggi fatti per bellezza estetica, diciamo, neanche uno. Sono tutti quanti
con un significato, ci sono anche dei significati piuttosto divertenti, non sono tutti quanti serissimi, insomma, certo, non sto qua certo. a fare la paternale che se ti devi tatuare deve devi essere fare un chissà che messaggio chissà che, insomma, ognuno fa, no? Non condivido il colorarsi così per bellezza, però insomma ognuno fa le sue scelte. E quelli a cui sono più affezionato, sicuramente il primo che ho fatto è quello sulla spalla con il microfono. Sì, l'ho dedicato alla musica. E poi insomma diciamo che oddio, è difficile scegliere. Certo, ne sono certo. pari, ne ho talmente tanti certo. adesso che non saprei su due piedi dirti. No, chiaro. Dicevamo un disco 15 tracce pieno. Per quanto riguarda te, quali sono i pezzi che pensi, da cui ti aspetti di più dal vivo? Guarda, ti dirò, non lo so, però ho avuto modo di testare nel tempo già Oro Argento, per esempio, perché è uscita da un po', quella sì. insomma ha ribaltato Funziona. Parecchie discoteche. Non lo so, ti dico la verità. Comunque sicuramente il pezzo con Madman andrà bene, quello con Lauro, perché poi sai, i concerti miei, essendoci sempre un sacco di disparità tra le canzoni, cioè capace che prima faccio la roba quella che sembra assassina, poi dopo certo. sta il pezzo un po' più cantato, quindi c'è sempre stata una buona risposta su ambedue i lati, quindi per insomma mi aspetto una bella risposta dal vivo. Ottimo. Senti, prima di chiudere, in genere noi chiudiamo sempre facendo un passo fuori dall'hip hop, anche a livello di ascolti. Facciamo un passo fuori, ma anche fuori dalla musica. E ti chiederei, in questo disco, cosa entra a livello di stimoli esterni, non so, letture, viaggi, esperienze particolari? Allora, di esperienze particolari di sicuro c'è quello che vivo io tutti i giorni, che normale non è mai. E per quanto riguarda libri, non ti nascondo che negli ultimi 2-3 anni non ho avuto tempo di soffermarmi molto a lei, non ho letto moltissimo, ho letto 3-4 libri, e quindi c'è diciamo poco, c'è tanto me stesso, e c'è tanta appunto quotidianità e tanta influenza musicale, perché certo. negli ultimi anni, parlavamo prima di Spotify, Spotify a me in un certo senso mi ha un po' cambiato la vita, perché io adesso scopro 2-3 artisti a settimana nuovi che mi piacciono. E poi gente parte, che non esiste esatto. a livello no? mediatico. Sì, sì. Poi parte magari un viaggio di scoperta dell'artista. Ma è digging. È digging. Insomma, è vero prima, e proprio digging. Prima si faceva appunto, prima eri costretto no? sì. a farlo al mercato, andare a comprare i dischi. Adesso un po' per fortuna, un po' no. Possiamo scavare. Farlo molto rapidamente. Sì, sì, poi arrivare veramente ovunque esatto. sul web. Allora, cosa ci consigli? Facciamo un quel che vi consiglio live, ma con consigli veri da un punto di vista musicale, per arrivare un po' in fondo all'intervista, dove ti chiederò invece un pezzo non hip hop con cui chiudere. Ma prima, quali sono le tue scoperte musicali di questo periodo? Allora, scoperte musicali di questo periodo? Allora, cioè, sono parecchie. Ci sta un ragazzo, credo sia un ragazzo perché pare abbia penso 22-23 anni, si chiama Saint John. Il tipo canta, rappa, fa diverse cose, molto particolare. Il disco è uscito da un paio di settimane, io l'avevo scoperto un po' prima con le altre canzoni. Ha fatto un bel disco, sicuramente. E vale la pena. Bello. Poi ci sta. Allora c'è Eli Sostre, che è un cantante di New York. Lui ha già collaborato, non diciamo con cose chissà che, sì. però già un po' più conosciuto dell'altro. Il tipo spacca tutto, è fortissimo. Ha un sound tutto suo, è sempre quello. Ha fatto già 2 dischi. Credo sia giovane, credo ci abbia 20 anni, una cosa così. E insomma. Molto molto figo. Un sacco di nuove generazioni che spaccano in qualche sì, modo, no, sì. che arrivano molto bene. Senti, invece, appunto, per chiudere ti chiederei un pezzo non hip hop che ci consigli appunto per chiudere questa intervista. Allora, un pezzo non hip hop. È difficile, devo dire di mille, facciamo allora Killing in the Name of the Rage Against the Machine. Che bomba. Sì, sì. Bel crossover di quelli potenti, classici. Grande, grazie mille Jamie Tights. Grazie a te. E alla prossima, in bocca al lupo per tutto il percorso del disco. Grazie. L'ultimo disco, i vinili e le foto in cui si prende fuoco.
Questo era Jamie Tides per A Glass of Rap. Il resto è mangio.